Consideriamo la situazione, consideriamo una situazione per certi versi, no, non posso sapere più di te, è curioso, questo è una, cioè adesso è diventato curioso, che ho visto la discussione abbastanza allora. Consideriamo una situazione speculata rispetto a quella precedente, cioè consideriamo una situazione nella quale ci troviamo di fronte a un flusso che avviene all'interno di un condotto adiabatico, ma ovviamente con resistenze non trascurabili. Per cui a questo punto il flusso non è isoentropico in quanto è irreversibile per l'esistenza delle resistenze al moto, gli sforzi, no? Mentre gli scambi di calore sono nulli con l'esterno. Questo flusso ideale, perché ovviamente come l'altro è chiaramente un flusso ideale, va sotto il nome di flusso di Fanno. Come il flusso di Rayleigh prende il nome da Lord Rayleigh, fisico dell'Ottocento, flusso di Fanno prende il nome da Gino Fanno, che era ingegnere torinese della prima metà del secolo scorso. Questo è giusto per dare una origine estetica. Per lo studio del flusso di Fanno, la base per lo studio del flusso di Fanno è, come prima, la scrittura di un'equazione di bilancio energetico. Equazione di bilancio energetico che scriveremo con riferimento a un volume di controllo, questo tra due sezioni di un condotto, e ovviamente situazione nella quale non ci sarà scambio di calore, ma ci saranno ovviamente le nostre resistenze al moto, quindi di fatto ci sarà da considerare nell'equazione dell'energia, non la scrivo mai concettualmente semplice, ci sarà da scrivere quello che è il lavoro delle forze resistenti, il lavoro delle forze FR che agiscono sul controllo del volume di controllo. Questa sarà la differenza nella scrittura dell'equazione di conservazione dell'energia rispetto a una situazione isoentropica. In questa situazione lo studio nel piano entropia e temperatura del flusso dà luogo a un diagramma come quello rappresentato nella slide. In particolare nel diagramma rappresentato nella slide ci sono anche dei valori perché si riferiscono a una situazione particolare, in particolare alle condizioni all'imbocco indicate qui nella slide. Qui avrebbe l'imbocco pari a 500 Kelvin, una pressione di imbocco pari a 600 kPa, una velocità all'imbocco di 80 metri al secondo. Stiamo parlando di aria. Ora osserviamo che il flusso di Fanno, a differenza del flusso di Rayleigh, ha un comportamento un pochino diverso, ma comunque distinto fra quelli che sono i flussi subsonici e quelli che sono i flussi supersonici. In particolare la curva superiore, il ramo superiore della curva, si riferisce a quelli che sono i flussi subsonici. Allora, cosa accade a un flusso subsonico? Nel caso di un flusso subsonico, l'effetto del lavoro compiuto dalle resistenze al moto è quello di accelerare il mio flusso fino a raggiungere il numero di macchie pari a 1, quindi fino a condizioni soniche che corrispondono a quelle di entropia massima. Allo stesso modo, nel caso di un flusso supersonico, l'effetto delle resistenze lungo il mio condotto è quello di decelerare il mio flusso fino a portarlo a condizioni soniche, cioè fino a portarlo a numero di Mach pari a 1. Facciamo molta attenzione a questo discorso, che in apparenza potrebbe sembrare controintuitivo.
Ricordiamoci sempre che io qua mi sto riferendo a condizioni di moto permanente, a condizioni stazionarie. Quindi mi sto riferendo a condizioni nelle quali la portata massica si mantiene costante. Anzi, in generale mi sto riferendo anche a quello che accade in un condotto di sezione costante. Quindi di fatto il prodotto della densità per la velocità si sta mantenendo costante. Ok? Allora, che cosa accade? Perché in un flusso subsonico il mio numero di Mach diminuisce, il mio numero di Mach aumenta, cioè il mio flusso accelera? Perché di fatto accade una cosa. Di fatto noi abbiamo il lavoro che viene compiuto dalle forze resistenti. Questo lavoro compiuto dalle forze resistenti nell'ambito del bilancio energetico dà luogo a quello che è un incremento dell'energia cinetica, quindi un incremento del numero di Mach. Viceversa nel caso dei flussi supersonici. Fate attenzione perché ovviamente noi qua abbiamo da tenere presente sempre e comunque due equazioni fondamentali da tenere presente sono l'equazione di conservazione della massa e l'equazione di conservazione dell'energia. L'equazione di conservazione della massa nel caso del mio flusso si scrive comunque come rho per A per B uguale a costante. Ok? Questa è l'equazione che scrivo. Perché la mia portata massica si mantiene costante sezione per sezione. Invece l'equazione di conservazione dell'energia si scrive in questa forma. Scrivo QC, che è il calore ceduto al mio sistema, che è un caso particolare, è nullo, più scrivo direttamente l'entalpia della sezione 1, entalpia che è pari alla somma dell'energia interna e dell'energia di pressione, trascuro l'energia potenziale, più V1 quadrato mezzi è uguale a H2 più V2 al quadrato mezzi meno l'energia dissipata. No, l'ho messa qua, la devo mettere da questo lato. Ok, questo LD rappresenta di fatto quello che è il lavoro delle mie forze resistenti ed è quello che dà ragione di questi differenti comportamenti. Per inciso, c'è da considerare un'altra cosa. Riguardiamo un attimo la curva di Rayleigh, giusto per fissare il concetto. La curva di Rayleigh può essere percorsa in entrambi i versi, perché la curva di Rayleigh fa riferimento comunque a modi che sono reversibili, anche se non isoentropici, in quanto l'entropia cambia perché c'è scambio di calore, ma non perché ci sono dissipazioni. La curva di Fanno può essere percorsa solo secondo specifiche direzioni, in particolare il ramo dei Mach subsonici può essere percorso solamente in questa direzione, no? Solamente per entropia crescente. Stesso discorso vale per il ramo inferiore, quello dei Mach supersonici, perché poiché il mio processo è irreversibile a causa delle dissipazioni, ebbene l'entropia non può più aumentare. Allora, queste curve hanno una specifica direzione di percorrenza. Fate attenzione, ovviamente la reversibilità del flusso di Rayleigh è solo concettuale, come fra l'altro solo concettuale è anche questo sistema. Però
in questo sistema, nel sistema di Fanno, nel flusso di Fanno, e beh, entra in gioco immediatamente quello che è l'effetto del secondo principio. E quindi, mentre, se mi permettete, il flusso di Rayleigh è fondamentalmente basato sul primo principio della termodinamica, sulla conservazione di energia e basta, e beh, il flusso di Fanno è di fatto condizionato dal secondo principio, cioè dal fatto che poi l'entropia del mio sistema in effetti non può che aumentare perché il mio processo è irreversibile. Allora la curva di Fanno non può che essere percorsa secondo specifici versi di percorrenza, e pertanto mentre il mio flusso viene accelerato se è subsonico, decelerato se è supersonico, la condizione di entropia massima corrisponde alla condizione sonica. Ci siamo? Bene. Allora, se ci siamo, possiamo cercare di capire quello che accade alle varie grandi, alle altre grandezze per effetto del flusso di Fanno. In particolare, nel caso di un moto subsonico, l'accelerazione del flusso produce una riduzione della temperatura. Questo è ovvio per la conservazione, di fa di fatto per la conservazione di energia. Laddove, quindi, un flusso subsonico che defluisce in un condotto con resistenza, in un condotto adiabatico con resistenze, si raffredda, accelera e si raffredda. Viceversa, un flusso supersonico che defluisce in un condotto adiabatico con resistenze decelera e si riscalda. Ok? Questa è la situazione generale per quanto riguarda le grandezze, temperatura e velocità, ovvero il numero di Mach. Perché poi la corrispondenza tra velocità e numero di Mach non è ovviamente perfetta, in quanto ci ricordiamo sempre che il numero di Mach è il rapporto tra la velocità e la celerità, ovvero sia, per quanto riguarda un gas perfetto, tra la velocità e la radice di KRT. Allora di fatto è concettualmente possibile una variazione del numero di Mach senza variazioni di velocità, almeno per quella che è la definizione del numero di Mach, ma di norma questo non accade. Di norma il fatto che il numero di Mach aumenti o diminuisca è legato alle variazioni di velocità, è comunque legato alle variazioni di velocità. Okay? Quindi questo è un altro elemento che dobbiamo prendere in presente. Bene, l'attrito ha quindi una serie di effetti su quelle che sono le proprietà del flusso di Fanno. A conferma di quello che ho detto prima, a ulteriore riprova di quello che ho detto prima, prima di leggerla questa tabella, confrontiamo concettualmente questa tabella con quella che vi ho presentato prima, perché nella tabella che vi ho presentato prima abbiamo visto gli effetti di un raffreddamento e di un riscaldamento sui flussi subsonici e supersonici. Questo perché il flusso di Rayleigh è un flusso reversibile, anche se la misura è isotropica. L'attrito invece fa sì che il mio flusso sia irreversibile e pertanto in un solo verso, quello è l'aumento di entropia. Pertanto abbiamo uno specifico comportamento per i flussi subsonici e per i flussi supersonici. Abbiamo visto che nel caso del flusso subsonico la velocità e il numero di Mach aumentano e la temperatura, la densità, la pressione di stagno e la pressione diminuiscono. C'è una proprietà estremamente interessante del flusso di Fanno. La proprietà estremamente interessante del flusso di Fanno è che nel flusso di Fanno la temperatura di ristagno resta costante. Ci siamo? Secondo voi perché la temperatura di stagno resta costante? Qual è l'origine di questa cosa? Pensiamoci un attimo su. Pensiamo a come ho fatto questo flusso di Fanno e capiamo immediatamente
da dove viene questa cosa. Poi si può anche dimostrare, ma mi guardo bene dal dimostrarvelo, perché ritengo che sia molto importante comprendere il tuo concetto. Cioè, potremmo fare delle manipolazioni come quelle che abbiamo visto nella lezione scorsa e dimostrarlo. Ma indipendentemente da questo, il flusso di fanno è un flusso adiabatico. Ok? Allora, ricordiamoci sempre una cosa: la temperatura di stagno è la somma della temperatura e della temperatura dinamica, cioè di una grandezza che dipende dalla velocità. Ok? Quindi la temperatura di stagno di fatto dipende dalla temperatura e dalla velocità. E la temperatura più la velocità al quadrato diviso 2 cpt. Quella è la quella è la nostra temperatura di distanza. Ora, nel momento nel quale io non ho scambi di calore, non ho scambi di calore con l'esterno, che cosa succede? Beh, succede che il calore del sistema, l'energia interna del sistema, si può trasformare in energia cinetica e viceversa. Questo è lo scambio, ma di fatto la somma deve rimanere sempre costante, perché non c'è scambio con l'esterno, il sistema è adiabatico. Per questo motivo la temperatura di stagno resta costante, la temperatura di stagno e il flusso di fanno resta costante. Ovviamente la temperatura e la velocità cambiano. Ci siamo? Bene. Il comportamento è ovviamente duale, è ovviamente perfettamente duale nel caso di un flusso supersonico. Ovviamente, anche questo, scusatemi la banalità, ovviamente l'entropia di un flusso di Fanno non può che aumentare, mentre l'entropia di un flusso di Rayleigh può aumentare o diminuire, perché ovviamente l'entropia di un flusso di Rayleigh aumenta se io gli cedo calore, diminuisce se il flusso che cede calore all'esterno, perché quello è un flusso con scambio di calore ma reversibile. Beh, questo è un flusso irreversibile, allora la sua entropia non può che aumentare. Ok? Quindi questo ci sintetizza quelle che sono le proprietà di un flusso di Fanno. Allora, un flusso di Fanno può essere ovviamente studiato utilizzando un volume di controllo a cavallo della nostra tubazione, applicando a questo l'equazione di tubazione energia, ad esempio per tutte quelle relazioni che abbiamo visto prima. Ma c'è qui una situazione assai interessante, anzi, oserei dire una situazione in realtà fondamentale. Consideriamo una tubazione e consideriamo una tubazione, per esempio, nella quale partiamo da condizioni subsoniche. Allora, se nella nostra tubazione partiamo da condizioni subsoniche, allora il nostro flusso comincia ovviamente ad accelerare. Accelera, il suo numero di Mach aumenta, fin tanto che non arriviamo a condizioni soniche. Nel momento nel quale arriviamo a condizioni soniche, uno stato sonico con Mach uguale a 1, ovviamente le grandezze caratteristiche saranno le grandezze critiche, le grandezze dello stato critico, l'appistato e l'appistato. Chiamiamo lunghezza dell'estato o lunghezza critica del mio condotto la lunghezza necessaria affinché si raggiungano le condizioni di stato critico, ovvero le condizioni soniche. Ora, questa sezione può essere reale o immaginaria a seconda della lunghezza del mio condotto, nel senso che io potrei avere a che fare con un condotto troppo corto nel quale le condizioni soniche non si raggiungono, per cui se il mio flusso è subsonico, esce subsonico, se il mio flusso è supersonico, esce supersonico. Se però il mio condotto è almeno lungo L star, allora
il mio conducto, diciamo, può raggiungere quelle che sono le condizioni solite per il flusso di fan, no? Per il flusso di fan, no? Posso scrivere delle relazioni valide fra le grandezze di stagno e le grandezze critiche, ovvero fra le grandezze attuali e le grandezze critiche. In particolare risulta estremamente importante in questa slide una relazione che ha senso. E che ovviamente è correlata a quello che ho detto prima. Qual è la relazione che ha senso? È la relazione fra la temperatura di ristagno e la temperatura di stagno critica. In quanto abbiamo detto testé che la temperatura di stagno di un flusso di fanno è costante. Attenzione, la pressione di stagno no, perché questo non è un flusso isoentropico, quindi in generale le grandezze di stagno non si mantengono costanti nel nostro processo. Tuttavia la temperatura di stagno sì, si mantiene costante nel processo. La pressione di stagno, la densità di stagno, ma la temperatura di stagno si mantiene costante nel processo. Queste grandezze ancora una volta mi danno ragione di quello che è la mia dipendenza dal numero di Mach e dal rapporto tra i calori specifici a pressione e flusso. Nell'ultima relazione, che è abbastanza complessa da dimostrare, in questo modo non c'entriamo, troviamo una relazione per quella che è la lunghezza critica e l'estab. In questa relazione compare l'indice di resistenza lambda. Questo è fondamentale tenerlo presente. Ora, cosa accade a un flusso di fanno se la mia lunghezza del condotto è maggiore di l'estab? Vale a dire, immaginiamo una situazione come quella rappresentata nella slide. Abbiamo un serbatoio al quale viene agganciato un ugello convergente divergente. Ok? L'ugello convergente divergente mi permette di rendere supersonico il mio flusso. Ora però a questo ugello convergente divergente viene aggiunta una tubazione, no? Nella quale spado il mio flusso supersonico. Ora, questa tubazione è abbastanza lunga, quindi di fatto non è possibile trascurare quelle che sono le resistenze al moto, e pertanto questo, se la tubazione è adiabatica, è di fatto un flusso di fanno. Allora, che succede? Succede che il mio numero di Mach comincia a diminuire, diminuisce. Se la lunghezza del condotto è minore di L star, allora il mio sbocco è supersonico. Se la lunghezza del condotto è pari a L star, allora lo sbocco è pleiosonico, no? È scoperto in condizioni soniche allo sbocco. Che cosa succede se la mia lunghezza è maggiore di L-star? Se la mia lunghezza è maggiore di L-star, accade che di fatto a un certo punto si crea un'onda lustro normale che riporta il mio flusso in condizioni subsoniche e poi mi consente di avere condizioni soniche allo sbocco. Okay? Un allungamento del condotto non ha alcun effetto, accade semplicemente che la mia onda lustro normale si sposta verso monte nel processo. Ma se il mio condotto, di fatto la filosofia è questa, se il mio condotto è lungo L star o più di L star, allo sbocco avrò comunque condizioni soniche, indipendentemente da tutto. Ora cambia ovviamente il meccanismo, nel senso che se il mio condotto è lungo esattamente l'estate, allo sbocco arrivo esattamente a condizioni soniche.
Se il mio condotto è lungo più di L star, il mio flusso supersonico diventa subsonico attraverso la formazione di onda tutto normale che avrà una certa sezione. A quel punto questo flusso subsonico viene riaccelerato dalla presenza delle resistenze fino a diventare sonico nella sezione terminale. Se cambio la lunghezza, cambio semplicemente la posizione d'onda del tutto normale, ma non cambio il fatto che nell'ultima sezione il mio flusso è sonico. Okay? Va bene. Allora, per sintetizzare quello che ci siamo detti, abbiamo detto che studiare in generale quelli che sono i flussi non isoentropici non è lavoro semplice. Infatti, in generale, se volessimo studiare un flusso non isoentropico, dovremmo in generale ricorrere all'equazione più completa di conservazione dell'energia, nella quale esistono sia QC sia LD. No? Questo di fatto darebbe luogo a una situazione assai più complicata. Nel diagramma vengono rappresentate in realtà per un'altra situazione, quello che è morto attraverso l'onda tutto, ma che comunque ci danno ragione un po' della cosa. Le due curve rappresentate al tratto continuo sono corrispondenti alla linea di Rayleigh e alla linea di Fano, no? Quindi dal modo di Rayleigh. Al modo di Fanno nel piano entropia entalpia. Ora, queste due curve si riferiscono a queste due situazioni ideali, quindi a una situazione nella quale il moto non è isoentropico solo perché c'è scambio di calore, moto di flusso di Rayleigh, oppure non è isoentropico solo perché ci sono le resistenze nel condotto adiabatico. Nella realtà i nostri condotti non sono mai perfettamente adiabatici e ovviamente le resistenze al moto esistono sempre. Quindi nella realtà un flusso non isoentropico è non isoentropico per entrambe le situazioni. Ovviamente il comportamento di un flusso non isoentropico generale non è di semplice previsione come quello che abbiamo visto adesso, perché ovviamente un flusso del genere è retto sempre e comunque da quelle due equazioni che sono scritte là, la conservazione della massa e la conservazione dell'energia, ma ovviamente le trasformazioni di una forma di energia in un'altra possono essere complesse, perché ovviamente io mi trovo entrambi gli effetti, sia degli scambi di calore sia il lavoro delle forze resistenti. Pertanto non è possibile ricavare relazioni che ci consentano di studiarla a priori. In generale, diciamo, lo studio di un flusso non isoentropico generale va fatto utilizzando le equazioni fondamentali, quella che è la dinamica dei fluidi, quindi va fatto mediante le analisi Stokes o le loro semplificazioni e quant'altro, o equazioni magari semplificate in forma monodimensionale, bidimensionale, quello che sia, le conservazioni di massa, quantità di moto, energia e quant'altro, ma che vanno in qualche modo risolte, perché poi vanno risolte a mezzo di strumenti di fluido dinamica computazionale e basta, non abbiamo di norma altra strada. Se invece la non isoentropicità può essere attribuita in massima parte a una causa oppure all'altra, quindi nel caso del flusso di Rayleigh, per esempio, se può essere attribuita in massima parte agli scambi di calore, come nell'esempio che avevo illustrato qui, in un caso del genere, come quello nel quale abbiamo
delle reazioni di combustione del nostro sistema motore, allora abbiamo un tratto breve per cui le resistenze agiscono di fatto poco, ma abbiamo un significativo scambio di calore perché abbiamo dei bruciatori, quindi abbiamo delle reazioni di combustione che noi schematizziamo come scambi di calore attraverso le pareti del mio condotto. Ok? In una situazione del genere il flusso può essere fondamentalmente rappresentato come un flusso di Rayleigh, perché di fatto le resistenze svolgono un ruolo abbastanza modesto, mentre chi gioca un ruolo fondamentale è lo scambio di calore, che è significativo. Viceversa, nel caso di un condotto di una certa lunghezza, di una lunghezza significativa, ma di fama sostanzialmente adiabatico, quindi un condotto sostanzialmente isolato, qua non ci sono significativi scambi di temperatura con l'esterno, non ci sono significativi scambi di calore, pardon, di significativi scambi di calore con l'esterno. Bene, in queste situazioni chi gioca un ruolo fondamentale rispetto alla non isoentropicità sono le resistenze al moto, e quindi può essere più schematizzato con un flusso di fama. Abbiamo visto che per questi flussi schematici ideali non isoentropici è possibile ottenere delle relazioni che ci consentono di studiare in maniera già relativamente semplice. Su questi faremo qualche applicazione nella relazione di un editor lavoro più del corso. E quindi ci vediamo a questo punto. Ragazzi.